A volte tendiamo noi a dare consigli a Dio, al Signore, come deve fare, cosa deve fare, quando lo deve fare e perché lo deve fare. A volte sono calcoli che stabiliscono quanta forza io ho, quante capacità io ho, quanto io possa mettere a disposizione per portare avanti l'opera di Dio. E mi veniva in mente un po' la storia di Neemia, vi ricordate quando loro si misero al lavoro? Beh, un dato certo è che se Neemia si fosse appoggiato ai suoi calcoli ed effettivamente le cose stavano così, il residuo di Giuda era un residuo molto fragile, debole. Non avevano soldi economicamente, ma non avevano neanche il numero adatto per poter affrontare quel lungo, pesante lavoro che c'era da fare per ricostruire le mura di Gerusalemme. E poi, come se ciò non bastasse, c'erano dei nemici agguerriti che avrebbero comunque cercato di impedire il proseguo dei lavori. Perderanno il coraggio perché secondo la statistica, secondo un'indagine di calcolo, loro non avevano i numeri, le risorse, le forze necessarie per poter portare avanti questo lavoro. Ma Neemia confidava nel Signore. Questi nemici agguerriti dicevano perderanno il coraggio. E credo che anche noi abbiamo dei nemici. Ci sono delle forze, delle tenebre che cercano di ostacolare la nostra fede, che cercano di farci fare questi calcoli e poi ci dicono: ma non vedi? Non vedi che tu non ce la farai mai? Non vedi che tu non hai le forze? Non vedi che tu non hai le risorse? Ma ti rendi conto? E allora, quando noi diamo ascolto a questa voce, beh, le nostre forze vengono meno. Inizia un processo di scoraggiamento continuo. Ma Neemia si rivolgeva al Signore e diceva: ma ora, cioè nonostante tutto, nonostante tutti questi calcoli, compreso i nemici agguerriti, sono contro di noi, ma ora, oh Dio, fortificami. Io voglio imparare a comprendere il linguaggio della fede. Voglio imparare sempre ad affidarmi a Cristo. Lo voglio vedere nei miei problemi. Lo voglio scorgere quando sono alte le montagne della prova, della difficoltà. Voglio alzare lo sguardo più in alto, perché io so che il Signore può ogni cosa. Il Signore ci chiama a servirlo. Il Signore ci chiama a pregare perché il campo è grande e gli operai sono pochi. Il Signore ha bisogno di servitori. E è bello quando leggiamo nelle lettere dell'Apostolo Paolo come egli si presenta alle chiese come il doulos, lo schiavo di Cristo, non servo, così come intendiamo oggi nel termine moderno, ma doulos, schiavo, cioè che appartiene al Signore, che deve fare tutto ciò che il Signore gli dice di fare. Che il Signore ci dia grazia di confidare nell'Eterno, di alzare lo sguardo più in alto rispetto ai monti, rispetto ai deserti che si presenteranno nella nostra vita.